Spostiamo il casello a Mugnano, il PD lancia la sua proposta, no al primo tratto del tracciato dell'asse est-ovest, così un progetto sostenibile. 50 anni e non sentirli, l'Istituto Fermi di San Filippo festeggia mezzo secolo di vita, le celebrazioni si concluderanno il prossimo 7 giugno. Anteprima vini, attesa per Scabin, nel primo giorno quasi 1000 visitatori, ma domani occhi puntati sul grande chef piemontese. Per lo sport calcio, Lucchese per il secondo posto, rossoneri a Piacenza per vincere, solo così potranno giocare la prima gara playoff in casa. Buon sabato a tutti voi, benvenuti all'edizione del nostro telegiornale. Cominciamo parlando di assi viari perché, come anticipato ieri, il PD aveva pronta la sua relazione con le osservazioni, le controosservazioni sul progetto relativo agli assi viari e dunque oggi ne conosciamo i dettagli, vediamo il servizio. Sul progetto degli assi viari si cerca faticosamente un compromesso che possa far superare le divisioni all'interno del centro-sinistra lucchese, abbattendo i veti e trovando soluzioni condivise. Il gruppo di lavoro del PD rimette sul tavolo le proposte sul tappeto durante la campagna elettorale a sostegno di Tambellini. No alla prima parte del tracciato dell'asse est-ovest, quello che corre a fianco dell'autostrada, e spostamento del casello autostradale di Lucca Est da Viale Europa a Mugnano. Questa soluzione, meno costosa e senza problemi di impatto ambientale, eviterebbe di per sé il traffico di attraversamento perché il tracciato dell'asse est-ovest che collega Antracoli e Ospedale a Mugnano si aggancerebbe al nuovo svincolo e libererebbe comunque San Concordio e le mura dai mezzi pesanti. In questo modo, aggiunge il PD, sarebbe possibile consolidare e costruire tra San Donato, San Concordio, Ponte Tetto, Sorbano, Mugnano e San Filippo un sistema di mobilità sicura al servizio di residenti e cittadini attraverso la realizzazione di un corridoio ciclopedonale che colleghi via Bandettini e viale San Concordio con l'area del nuovo ospedale e si connetta ai paesi di Sorbano e Mugnano. Collegato a questo progetto viene proposta la creazione a Mugnano di un'area produttiva ecologicamente attrezzata, anche per rendere le imprese protagoniste del nuovo svincolo autostradale e degli interventi di compensazione di cui necessita in modo particolare il paese di Mugnano, che ne riceverebbe benefici indubbi perché il nuovo svincolo autostradale e alcuni accorgimenti viari potrebbero far ricadere il traffico pesante sulle zone meramente produttive e permettere un collegamento alla circonvallazione che non impatti negativamente sull'abitato. Una soluzione che ha bisogno di verifiche tecniche e di un percorso politico condiviso con i comuni della Piana, la Regione Toscana e l'ANAS, ma che secondo il gruppo di lavoro avrebbe ripercussioni positive su Lucca e favorirebbe la sostenibilità finanziaria dell'intero progetto. Ed ora la cronaca, brutto incidente nel pomeriggio alla rotatoria fra la via Vecchia Pisana e via delle Città Gemelle nei pressi della nuova caserma della Guardia di Finanza di Sant'Anna. Una ragazza di 16 anni in sella al suo scooter si è schiantata contro un cordolo ai margini della strada dopo l'impatto con una Fiat Punto. L'allarme è stato dato dagli automobilisti che hanno avvisato subito il 118. In volo si è levato l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito d'urgenza la ragazza all'ospedale Santa Chiara di Pisa, purtroppo in condizioni serie. I rilievi dell'incidente stradale sono stati affidati alla Polizia Municipale di Lucca. E la sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile della Questura ha denunciato un cittadino albanese 31enne, residente a Capannoli, irregolare sul territorio nazionale e di professione operaio edile, con l'accusa di furto. Il giovane si era introdotto in una villetta alla Maulina, forzando la cassaforte e rubando denaro e gioielli, ma aveva lasciato di fatto la sua carta d'identità all'interno, un'impronta nella camera da letto attraverso la quale la scientifica è risalita alla sua identità. L'uomo tra l'altro aveva partecipato qualche tempo prima alla ristrutturazione della casa stessa e dunque poi è stato anche riconosciuto dai proprietari. Si è svolta questa mattina la festa per ringraziare le mamme donatrici di latte, nella quale, come ogni anno, la direzione dell'azienda ASL numero 2 ha consegnato un meritato riconoscimento a queste donne che con grande generosità aiutano mamme e bambini meno fortunati. La Banca del Latte Umano di Lucca, una delle poche presenti in Italia, permette di raccogliere ogni anno centinaia di litri di questo prezioso alimento da utilizzare poi per quei bambini che ne hanno necessità. Grazie alla disponibilità di queste mamme, il latte viene raccolto in
reparto e a domicilio, dopo alcuni passaggi necessari, lo stoccaggio, il congelamento, la pastorizzazione, il controllo qualità, avviene la somministrazione ai neonati che ne hanno bisogno. Negli ultimi anni è stato realizzato anche un gruppo di sostegno per l'allattamento al seno, un progetto che ha reso l'ospedale di Lucca sempre più amico del bambino. Festa grande questa mattina all'Istituto Tecnico Enrico Fermi per la celebrazione dei 50 anni della scuola. Molte autorità civili e militari, gente comune e soprattutto loro, i ragazzi, per una cerimonia piena di allegria. Vediamo. L'Istituto Tecnico Enrico Fermi celebra 50 anni di vita. Lo fa con una serie di eventi partiti questa mattina e che si concluderanno il 7 di giugno. Nata nel 63, questa scuola è oggi all'avanguardia non solo a Lucca nell'offerta didattica di carattere tecnico. Una scuola con tanto passato alle spalle ma che sa guardare al futuro e offre ai propri studenti un percorso formativo al passo con i tempi. Quella di oggi è stata una mattinata festosa, sotto un sole caldo e di fronte a studenti, insegnanti e autorità civili e militari, la festa si è aperta con un colpo di cannone sparato proprio dalla preside, scusate se noi continuiamo a chiamarla così, Donatella Borriposi. Poi tutti in piedi per l'Indoli Mameli, nell'arrangiamento con chitarra e la voce di Andrea, un ex studente. L'alza bandiera sul pennone oltre al tricolore è stata issata la bandiera blu con i cerchi dell'Unione Europea. Dopo il flash mob ballato dai ragazzi è stato scoperto un cannoncino, perfetta riproduzione realizzata dagli stessi studenti dello smeriglio usato nel 500 per difendere le mura della città. È l'omaggio che la scuola ha voluto fare nella doppia ricorrenza, i 50 anni della scuola e i 500 del monumento simbolo di Lucca. E al termine di un percorso durato un anno scolastico, effettuato dalle classi terze e quarte delle superiori lucchesi, all'Auditorium di San Romano si è svolto L'amore è un'altra cosa, al centro ancora una volta il tema delicato della violenza sulle donne. Lucca in prima linea per quanto riguarda la lotta alla violenza contro le donne. Al termine di un percorso durato un anno scolastico, effettuato dalle classi terze e quarte delle superiori lucchesi, è arrivato il giorno in cui il lavoro svolto è diventato realtà. E in questo caso si è trattato di una mattinata all'Auditorium di San Romano, dove si è svolto L'amore è un'altra cosa, incontro che ha visto protagonisti gli studenti delle classi che hanno preso parte al progetto degli istituti Giorgi, Fermi e Civitali e che si sono alternati sul palco leggendo poesie inerenti al tema. La mattinata è stata aperta dai saluti istituzionali del questore di Lucca, Claudio Cracovia, degli assessori del comune, Ilaria Vietina, Catiuscia Tomei e della giornalista dello schermo.it, Brunella Menchini, che ha coordinato l'iniziativa. Terminata la parte istituzionale, è stata la volta dei ragazzi che, saliti sul palco, hanno letto pensieri, poesie e dato vita a veri e propri spettacoli con l'obiettivo di sensibilizzare anche i loro coetanei sul difficile e scottante tema della violenza di genere, soprattutto nei confronti delle donne. Chi non ha compilato il censimento 2011 si vedrà recapitare a casa dal comune una comunicazione personale per avere chiarimenti sulla propria situazione anagrafica. Come noto, per gli irreperibili al censimento è prevista la cancellazione dall'anagrafe. Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo anagrafico e quindi coloro che si sono trasferiti di fatto senza dichiarare la variazione non le riceveranno. Il comune ha previsto allora la diffusione di un avviso pubblico. È iniziata con grandi numeri l'edizione 2013 di Anteprima Vini, l'evento più importante a livello gastronomico della nostra provincia, evento che si protrarrà domani e lunedì. E per domani c'è grande attesa per il mago degli chef, Davide Scabin. Vediamo. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. 1000 visitatori nel primo giorno, parte col piede giusto Anteprima Vini 2013 in attesa di una domenica coi fiocchi.
Domani, apertura dalle 11 alle 20, l'attesissimo protagonista sarà lui, Davide Scabin, personaggio che nel panorama della ristorazione ha bisogno di ben poche presentazioni. Reduce fra l'altro dal successo di ascolto registrato durante il nuovo reality cooking di Rai 1, condotto da Antonella Crerici, è considerato tra i più talentuosi interpreti della cucina di ricerca a livello nazionale. Due stelle Michelin, nel suo Combal Zero, ospitato all'interno del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, propone la sua cucina creativa che unisce in maniera unica gusto e design. Alle 16.30 è previsto il suo Chef Cooking, assolutamente da non perdere. Ma ad anteprima c'è molto altro. Accanto ai banchi di assaggio, presieduti da una settantina di produttori della zona costiera, provenienti dalle province di Lucca, Livorno, Massa, Pisa e Grosseto, con possibilità di degustare oltre 400 etichette, è previsto un ricchissimo calendario di incontri e laboratori, programma su anteprimavini.com, che vedranno impegnati grandi protagonisti della ristorazione nazionale, ma anche artigiani del gusto e produttori vinicoli. Da non perdere domani le degustazioni, in mattinata l'olio della costa, nel pomeriggio il vino con le vigne di Alinghi e le poco conosciute etichette della Georgia. È un indirizzo sul Como, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. E a proposito di vino, di alcol, un invito a bere consapevolmente e ad un consumo intelligente che si traduce in risparmio, che non è poco in questi tempi, arriva da Monte Carlo, dove è stata presentata questa mattina l'iniziativa che vi raccontiamo nel servizio. Comune, Consorzio Vini DOC e Centro Commerciale Naturale insieme per un consumo responsabile e intelligente del vino. Dopo il celeberrimo Made in USA Doggy Bag, a Monte Carlo arriva il Wine Bag per consentire ai clienti che si recano al ristorante di portarsi a casa la bottiglia di vino ordinata e non terminata, restando così nei limiti alcolemici consentiti dalle nuove restrittive norme del codice della strada. Limiti sempre a portata di mano grazie a una comoda cartolina omaggio che i clienti potranno portare con sé. Si tratta di un contenitore in carta riciclabile nel quale custodire fino a casa il vino, adeguatamente richiuso, secondo un'esperienza che si è affermata in misura crescente negli Stati Uniti e in Inghilterra. Il progetto nasce dalla constatazione, confermata da una recente ricerca di Coldiretti, che 8 italiani su 10 non finiscono il vino acquistato e lo lasciano in bottiglia sulle tavole dei ristoranti. Un'abitudine consolidata che non varia in base alla spesa ed è in forte aumento rispetto al passato. Uno spreco che costa in genere fino al 10% del pasto consumato e pesa sulle tasche del consumatore, stretto tra la scelta di salvare la patente, rispettare il galateo e far quadrare il proprio bilancio familiare. Il progetto, nella sua prima fase sperimentale, si avvia da oggi in tutti i ristoranti di Monte Carlo. Ogni attività aderente potrà ritirare presso il comune 50 buste realizzate in materiale riciclabile, con i loghi del Comune di Monte Carlo, del Consorzio Vini DOC e del Centro Commerciale Naturale, da consegnare così ai clienti che ne faranno richiesta. Fiori, piante, essenze si sposano con l'arte, i prodotti della terra, l'artigianato di qualità, gli antichi mestieri negli splendidi giardini di 8 dimore storiche capannoresi. Vediamo di cosa si tratta. La Casa Gialla, San Martino in Colle, Palazzo Bove a San Gennaro, Palazzo dei Buonvisi, anche lui a San Gennaro, Villa Gambaro a Petrognano, Villa Lazzereschi a Camigliano, Villa Mazzarosa a Segromigno in Monte, Villa Pierotti Bagneschi a Guamo, Villa Tani a Pieve San Paolo. 8 dimore storiche che nel fine settimana 11, 12 e 18, 19 maggio aprono le porte al pubblico per far ammirare i visitatori con ingresso libero piante rare e tradizionali per orto e giardino, ma anche olivi secolari, aceri giapponesi, ortensie, rose e piante da frutto e visitare mostre e mercato con oggetti di artigianato, nonché degustazioni di prodotti tipici come vino, olio, miele e altri a chilometro zero. Un posto di rilievo l'avrà l'arte con una mostra di pittura del 6-700 lucchese a Villa Tani
e la mostra dello scultore Achille Pardini a Villa Lazzareschi. In occasione di questo bel evento primaverile, i giardini di Capannori si gemelleranno con i giardini della California, con una simbolica diretta streaming con il Consolato Italiano di San Francisco, che andrà in onda sul nostro sito di lucca.it da Villa Tani sabato 11 maggio. Tra gli eventi collaterali da segnalare una novità assoluta, la possibilità di mini tour in carrozza tra le ville del nord di Capannori, con partenza da Villa Lazzareschi per Villa Gambaro, Tenuta Spadaro e Villa Torrigiani. In programma anche cene speciali, degustazioni in alcune strutture e percorsi affascinanti proposti da guide turistiche abilitate. Ed ora la nostra pagina sportiva. Cominciamo con il calcio, la Lucchese che domani gioca a Piacenza, non c'è altro risultato utile se non la vittoria per raggiungere almeno il terzo posto, ma se la Marsese ci dà una mano anche il secondo, in caso contrario ci dovremmo accontentare addirittura del quinto posto, vediamo. Ultimi 90 minuti del campionato, dai quali dipenderà il piazzamento playoff. Secondo posto in caso di vittoria e di pareggio o sconfitta della Massesa Fidenza. Quinto posto nella peggiore delle ipotesi, che vorrebbe dire giocare il primo turno allo stadio degli Oliveti, dove la Lucchese ha spesso e volentieri sofferto. Senza capitano Aliboni squalificato, Innocenti pare orientato a far giocare in mediana Conti e Redomi, con Da Silva a destra e Chianese a sinistra. In difesa torna titolare Carli in coppia con Especie, con Galli e Angeli sull'esterno. Davanti ballottaggio fra Chiarabini e Petrone nel ruolo di trequartista, così come per il ruolo di prima punta fra Brega e Canalini. Pro Piacenza senza il bomber Piccolo, la cui assenza ha sicuramente pesato in modo molto grave sulle chance di promozione. E l'anno prossimo possibile derby con la Lupa, nata dal fallimento del vero Piacenza, quello che gioca al Garilli, promosso subito in Serie D. Una storia che sembra molto simile alla nostra. Chiudiamo con la probabile formazione. Casapieri in porta, Galli, Angeli, Specie e Carli in difesa, Da Silva, Conti, Redomi e Chianese a centrocampo, Petrone o Chiarabini dietro alla punta, Brega o Canalini. Ed ora il basket, riflettori puntati questa sera, tra pochissimo, per la partita più delicata della stagione che la Jesan Gas è costretta ad affrontare, gara 3 contro Schio, una gara da dentro o fuori che arriva tra l'altro dopo i veleni di gara 2 a causa di una direzione arbitrale quantomeno discutibile, ma le biancorosse scenderanno sul parquet con l'orgoglio e il cuore di sempre, perché anche in questa serie finale, come del resto dell'anno, hanno confermato le proprie caratteristiche, il proprio valore, la propria maturità, insomma una squadra che è cresciuta tantissimo e che si è comportata allo stesso livello di una corazzata per la quale sono stati spesi fior di soldi. Palla 2 alle 20:30 con diretta televisiva su Rai Sport 2 e naturalmente il nostro in bocca al lupo alle ragazze. Il basket maschile, l'Arcantea si congeda domani dal suo pubblico ospitando al Palatagliate Reggio Calabria. I biancorossi cercano una vittoria di prestigio, ma soprattutto i due punti per centrare la matematica salvezza. Marco Baldocchi. La regular season dell'Arcantea sta per giungere al termine. Domenica palla 2 alle ore 18, i biancorossi sfideranno per l'ultimo impegno casalingo la Viola Reggio Calabria. Un match che si prevede spettacolare perché in ballo ci sono per entrambe le formazioni i due punti della matematica salvezza diretta, che potrebbe arrivare prima della sirena se il Cuspari non riuscirà ad espugnare il parquet di Castelletto Ticino nell'anticipo delle 17. Ma prima di fare conti con i risultati dagli altri campi, c'è stata una settimana per preparare il saluto al Palatagliate per la stagione 2012-2013 e l'avversario certamente arriverà a Lucca per guastare la festa biancorossa. Una settimana complessa per Coach Russo, che non ha avuto a disposizione Davide Parente, che ha rimediato ad Agrigento una distorsione alla caviglia. Il playmaker è ancora in dubbio per la gara domenicale, anche se nello staff vige un cauto ottimismo, dopo che la caviglia già giovedì era sembrata molto migliorata. Davide probabilmente proverà a stringere i denti ed essere della partita, seppure non in perfette condizioni.
Di contro la Viola sbarca il pala tagliata e porta di 3 vittorie consecutive che l'hanno di fatto messa al riparo dall'incubo play-out, con un Piazza meno realizzatore ma comunque barometro della squadra. All'andata vinse il Calabrese 86-76 col giovane Sabatino che non fece rimpiangere l'assenza proprio di Piazza con 20 punti finali. Sarà dunque un altro match da provare a vincere di squadra, senza troppi calcoli, regalando al pubblico lucchese un nuovo spettacolo, come spesso quest'anno hanno fatto i ragazzi di Russo. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale, che vi ricordo troverete anche sul nostro sito di luca.it insieme a tutti i servizi e le notizie di giornata. Vi auguro buona domenica e noi ci rivediamo lunedì. Arrivederci.